sale questo. Il nostro percorso principale non è quello della denuncia, ma è quello della costruzione di una società alternativa alle mafie e al malaffare. Però voi me lo insegnate, perché poco fa lo dicevi anche tu, più passaggi è stato detto. Se si vuole costruire una società dove le fondamenta devono essere quelle che ci siamo detti, inevitabilmente tu devi denunciare, è conseguenziale, è logico, devi denunciare tutto ciò che non permette la costruzione di una società del genere. Se tu vuoi impegnarti per costruire una società dove la trasparenza sia normalità, è inevitabile che ti scontri con interessi che remano in senso contrario. E quando tu ti scontri con interessi che remano in senso contrario, è inevitabile che scatta la denuncia. Ma la denuncia scatta per il semplice motivo che è la conseguenza di un lavoro di costruzione che tu stai facendo. La denuncia è la conseguenza di un annuncio che tu stai dando, e l'annuncio che tu stai dando è, non voglio adesso, però mi tocca riprendere uno slogan, però capite, soltanto così istintivo, che si può fare, però, che si può fare, cioè è possibile. Ora, quando ci dicono che noi siamo i giustizialisti di turno, gli inquisitori, gli accusatori, non vi dico che cosa hanno detto sul funerale del 2 luglio, perché anche sul funerale di una povera ragazza devono speculare quelli che invece non vogliono che possa essersi una società libera e trasparente. Vanno a speculare anche sulle parole che si dicono nel funerale di una povera ragazza. Io vedo, ma penso un po' anche voi, e su questo forse sarebbe bello avere un sentire comune, io vedo che c'è in giro, ma anche girando per l'Italia me ne accorgo, un grande fermento di speranza. Guardate, forse la differenza che c'è, che dobbiamo porre, è che se molti vedono il bicchiere mezzo vuoto, noi dobbiamo vederlo mezzo pieno. Ma non perché è bello così, perché effettivamente se noi giriamo per esempio attraverso i ragazzi, attraverso i nostri giovani, io non so qual è l'esperienza che voi avete con i vostri giovani qui alla RIA, ma anche nei vostri paesi, ma penso che sia la stessa esperienza che noi facciamo girando per l'Italia. Fra i nostri giovani c'è un grande fermento di speranza, c'è una grande voglia di protagonismo politico, ma nel senso bello. I nostri giovani ci stanno insegnando che cosa significa non fare sconti a nessuno. Io penso che tutto questo noi siamo chiamati a riscoprirlo. Allora il nostro imperativo è, penso, ridare sempre più speranza. E non è vero che se tu denunci non dai speranza, no, è esattamente il contrario, guardate. Perché in una società che rischia di appiattirsi sulla normalità della illegalità, chi denuncia oggi dà speranza, perché dà speranza chi oggi usa parole chiare. Allora, usare parole chiare significa restituire speranza a tanti. Noi siamo chiamati a questo, siamo chiamati a ridare speranza, siamo chiamati a ridare dignità con il nostro impegno quotidiano. Prima abbiamo fatto un esempio, ma molti altri esempi potremmo fare, a tanta gente ai quali invece questa dignità ogni giorno viene strappata. E poi, se permettete, in Basilicata siamo chiamati anche a ridare un po' di bellezza, la bellezza. Dobbiamo forse riscoprire, tu che sei più esperto di me in questo, ma anche insomma i vari insegnanti, dobbiamo forse riscoprire anche con i nostri ragazzi il concetto, la categoria della bellezza. Dobbiamo restituire bellezza non solo al nostro ambiente, ma anche alle nostre relazioni, alle dinamiche che ci sono nelle nostre piccole comunità. Dobbiamo restituire bellezza e semplicità. Ieri ero in una città d'Italia, in un penitenziario, a incontrare un collaboratore di giustizia, un importante collaboratore di giustizia, uno che è nel cuore della storia di mafia di questo paese. E a un certo punto facciamo un nostro discorso e io gli dico,
perché poi voi sapete, questi qui hanno una riscoperta del Padre Eterno, delle, no? Però era bello vedere nei suoi occhi, insomma, questi discorsi. A un certo punto io ho visto che lui parlava del Padre Eterno, gli faccio una domanda: ma scusa, tu che hai conosciuto quel mondo e adesso invece stai scoprendo quest'altro mondo, ma fammi capire, io in che modo posso raggiungere i tuoi ex colleghi parlando di Dio? E lui mi dice: guarda, parlando di Dio non lo so, perché è un mestiere tuo, però ti posso dire che forse è bellissima questa immagine che lui usa, forse per esempio in un quartiere come Brancaccio, dal quale provengo io, lo Stato dovrebbe organizzarsi come è organizzata la mafia. Cioè, in ogni quartiere, ce lo deve dire un ex mafioso questo, in ogni quartiere esserci, lui dice, con un ufficio, con uno sportello, esserci, anche visibilmente, perché se tu ci sei visibilmente, la gente di quel quartiere dice, lo Stato c'è. E quando dice, e quando vede che per esempio l'acqua non arriva a casa, va lì e sa che in 448 l'acqua te la ridanno, e dice, lo Stato c'è. Ora può sembrare il discorso di un bambino, ma non lo è, è rivoluzionario questo discorso. Questo ci deve far riflettere, ci deve far altamente riflettere. Vado alla conclusione, perché capisco che quando mi metto a parlare non è facile. La scuola, beh, sulla scuola abbiamo bisogno forse sicuramente di continuare. Voi sapete che tre scuole della Basilicata quest'anno, poco fa Gerardo l'ha detto o non l'ha detto, anche per una questione di lo dico io, la tua scuola, una di queste, no? E altre due scuole di Potenza sono arrivate finaliste, la scuola di Lago Negro e due scuole di Potenza finaliste in un concorso fatto da Libera in collaborazione con il Ministero della Pubblica dell'Istruzione, perché non è più pubblica, insomma, voi sapete che non è più pubblica. Regoliamoci, un bellissimo concorso, 15 finalisti, su 15 finalisti tre scuole della Basilicata, una scuola, quella di Lago Negro. Dovevano ideare un progetto su un bene confiscato che c'è in Basilicata. Ci sono più beni, loro hanno fatto un progetto, tutte e tre le scuole, su un bene confiscato che è a Metaponto. Beh, è bello vedere l'impegno dei ragazzi. È un impegno frutto di un lavoro fatto in un anno in quella scuola. Noi dobbiamo impegnarci, te lo dicevo già a Roma, dobbiamo impegnarci, perché adesso magari con la ripresa dell'anno scolastico dobbiamo far incontrare queste tre classi e dobbiamo trovare il modo di che questi tre progetti possano diventare un progetto e presentarlo e candidarlo all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, perché quella struttura a Metaponto che è stata confiscata a un'associazione mafiosa possa ritrovare vita sull'idea dei nostri ragazzi. Però è importante che noi anche qui nella zona del Lago Negrese con i giovani continuiamo ad esserci, e soprattutto nella scuola. Ultime cose a flash: è importante la riflessione sulla donna, è importante, perché questa riflessione, l'abbiamo detto prima, non diventi anche qui una moda, perché se mi permettete, questa è una riflessione che fanno anche in Parlamento e poi qualcuno di quei signori non sappiamo cosa succede. È talmente importante questa riflessione che facevi tu sulla donna, che noi quest'anno alla Festa Nazionale di Libera, alla quale siamo tutti invitati, poi capisco che chi è di Lauria magari avrà altro da fare in quel periodo, perché la Festa Nazionale la facciamo a Firenze dal 21 al 26 luglio, quindi insomma qui è festa, penso, per cui ubi maior. La formazione che faremo a tutti i referenti territoriali quest'anno alla Festa Nazionale, un modulo formativo ha come tema le donne e la mafia, le donne dell'antimafia. Cioè noi vogliamo riportare la donna al centro in un periodo in cui la donna, e non vado oltre, la storia di Elisa poi insegna, ma non solo la storia di Elisa,
se permettete, anche la storia di Ruby insegna, ma se permettete insegna anche la storia di Becky, che nessuno conosce, che è una ragazza che è nigeriana, che noi accogliamo in comunità a Potenza, l'accogliamo in comunità, e quando all'epoca uscì tutta la storia di Ruby, che ha ricevuto la telefonata in questura, che patapì patapà patapà, questa ragazza nigeriana, che sono 2 anni e mezzo che aspetta un permesso di soggiorno, mi dice: perché la telefonata non è venuta anche per me? Quindi anche su quello bisogna riflettere tanto, perché anche in quel mondo ci sono vittime di serie A, purtroppo, e vittime di serie B. Abbiamo sentito cose del tipo: povera ragazza. Dovremmo un po' riflettere anche in maniera molto più profonda su queste cose. Però è importante, noi a Firenze ci fermiamo 3 giorni su questo tema, le donne di mafia e le donne dell'antimafia, per capire qual è stato il ruolo della donna nella storia della mafia, ma soprattutto nella storia dell'antimafia. Un'ultimissima cosa è sul coinvolgimento dei comuni, ma è soltanto per chiarire un equivoco. C'è un cartello che dovrebbe mettere insieme gli enti locali, che non è Libera, ma si chiama avviso pubblico. Quindi quando un comune vuole mettersi in sintonia con noi e chiede di aderire, non può aderire a Libera, ma aderisce ad avviso pubblico, per cui io penso che è il passaggio che avete fatto all'epoca come comune di Lauria. Infatti, noi abbiamo al momento in Basilicata 2 comuni che aderiscono ad avviso pubblico, che è il comune di Scanzano ed è il comune di Grumento Nova. E non è facile, il cammino di avviso pubblico non è facile come quello di Libera. Il cammino di Libera già di per sé è molto complicato, ma tantissimo complicato. Quindi voi immaginate cosa può essere il cammino di avviso pubblico, per il semplice motivo che si tratta di enti, istituzioni che oggi con la persona che le rappresenta sposano quella causa e domani arriva quell'altro, non gli interessa niente e se ne va via. B, all'interno di Libera oggi noi abbiamo segnali chiarissimi, inequivocabili di certi signori che vogliono infiltrarsi all'interno di Libera, non solo a livello nazionale, ma vi assicuro anche a livello locale, regionale, cioè vale a dire sotto forma di associazioni. Sapete che è sempre meglio controllarli da dentro piuttosto che averli di fronte, esserci, perché se c'è un'altra parola, un altro concetto, un'altra battaglia che ci stanno fregando negli ultimi anni è quella per la legalità. Molte volte abbiamo detto: per favore non usiamo più la parola legalità, perché tanto non ha più nessun valore, la usano anche loro. La usa anche Bernardo Provenzano quando autorizzava i suoi amici che stavano in quelle istituzioni a fare campagna elettorale parlando contro la mafia. A livello nazionale abbiamo avuto addirittura alcune cooperative che hanno cercato di aderire a Libera, ma dentro c'erano loro. Questi giorni stiamo attenzionando alcune situazioni, questo in Libera. Figuriamoci che cosa può essere un ente locale, un'istituzione pubblica, è davvero molto delicato. Però c'è. Quindi se c'è qualche comune, poi non siamo noi a fare le pulci, avviso pubblico ha un altro statuto, ha un altro organigramma, ha un'altra struttura ed è anche molto rigida, quindi loro sanno in termini anche di trasparenza e non trasparenza come comportarsi e come regolarsi. Se c'è qualche amico comune che vuole accompagnarci in questa avventura, avviso pubblico sicuramente può essere il contenitore giusto. L'ultima cosa, in Basilicata noi continuiamo a parlare certamente di mafia, tenendo presente che però non ci sta quel livello di allarme sociale dal punto di vista dell'aggressione mafiosa e criminale come è in altre regioni, questo è poco ma sicuro. Dire che non c'è la mafia
andiamo cauti, perché dovremmo poi stare lì a parlare, a riparlare e chiederci: ma allora che cos'è la mafia? No? Anche qui, quante volte abbiamo detto, se noi aspettiamo di vedere la mafia soltanto quando uccide, campa cavallo che l'erba cresce. Io ho l'impressione che in Basilicata, però, tutto sommato, se continuiamo a parlare di clientelismo, allora siamo autorizzati a parlare di mafia, perché clientelismo è il terreno fertile che permette alla pianta mafiosa di crescere e alimentarsi di continuo. E poi mi chiedo per quale motivo. Un mese fa ero a Castelvetrano, Castelvetrano che non è né Nemoli né Lauria né Tito né, no, Castelvetrano, la patria di quello che viene definito oggi il nuovo capo dei capi, ma non è così, che è Matteo Messina Denaro. Beh, questo incontro nella scuola, abbiamo fatto un incontro bellissimo con la scuola a Castelvetrano un mese fa, poi ci siamo fermati con il gruppetto di Libera, eravamo insieme, si discuteva, si pranzava insieme. Le riflessioni che loro fanno di carattere sociale, culturale, economico sulla loro zona sono le stesse riflessioni che facciamo qui, sono le stesse, non usano parole diverse, non usano un linguaggio diverso, certo il dialetto è un po' diverso dal nostro, ma non usano altre parole per definire certe amicizie, certi comparaggi, certi favori, non usano altre parole. Quello che tu parlavi prima, quello che tu dicevi prima sugli esami di Stato, che è una sciocchezza, beh, anche lì accade, ma non usano altre parole, usano le parole che hai usato tu. Io continuo a chiedermi, perché lì sono autorizzati a metterci la parolina mafia e noi qui no? Soltanto perché quella è la patria di Matteo Messina Denaro e di tutti i suoi illustri predecessori? Ora c'è un'operazione culturale che siamo chiamati a fare. C'è un'operazione culturale che siamo chiamati a fare. Finché il lavoro, come diceva giustamente Gerardo, finché il lavoro non viene più dato attraverso gli uffici di collocamento, ma in quei canali che diceva Gerardo, io mi chiedo dov'è la differenza da un punto di vista culturale e sociale. Dov'è la differenza? Allora, da un punto di vista culturale e sociale, dovremmo forse dire che anche qui la mafia fa da intermediaria nella collocazione del mercato del lavoro, come lì. Non c'è nessuna differenza. Poi possiamo fare 3.000 differenze, possiamo trovare da un punto di vista dell'aggressione militare, e sicuramente c'è. Ma da un punto di vista sociale e culturale io farei una profonda riflessione, ma una profonda riflessione. Voi capite bene che se però questa riflessione la facciamo all'esterno, apri di cielo, e allora magari mi possono spedire via già domani mattina, però su quello, Gerardo, non ti preoccupare. Quindi davvero buon lavoro a tutti, c'è da tanto e c'è da rimboccarsi le maniche, perché il nostro impegno conosce soltanto questo modo di fare, non conosce altri modi di fare. Buon lavoro, grazie a tutti.